Allora, oggi ci troviamo in una zona famosissima di Milano. Sicuramente alle mie spalle vedete dove mi trovo già, perché queste sono le residenze del famoso quartiere City Life. Un quartiere che a Milano è diventato famosissimo perché è stato completamente ricostruito e rivisitato. Allora, queste sono le residenze, quindi le abitazioni vere e proprie, ma tutta l'area è stata completamente rivista ed è oggetto di una ricostruzione anche di importanti torri, sedi di uffici, torri che adesso stanno andando al completamento. Tutta l'area, e questo è molto importante per noi investitori immobiliari, è cambiata tantissimo, perché non solo l'area è stata totalmente riqualificata, ma anche i prezzi al metro quadro sono stati completamente rivisti, sono cresciuti veramente tanto. Quindi se fino a 5-6 anni fa si poteva comprare anche a 3.500 al metro quadro, adesso è diventato ormai impossibile. I prezzi sono saliti anche a 5-6 al metro e anche di più per quanto riguarda le parti nuove. Quindi adesso vi farò vedere la ultima realizzazione, la ultima torre che stanno costruendo e che stanno ultimando, per farvi vedere come si sta completando quest'area oggetto di grandissima trasformazione. Quindi sigla e a fra poco. Eccoci, allora, bentornati. Siamo in questo piazzale che è sede delle tre più famose torri di Milano. In realtà due erano quelle veramente famose e adesso una terza si è aggiunta, perché è in completamento proprio in questi giorni. Vedete alle mie spalle la torre è diventata famosissima, la terza torre, perché ha una forma molto particolare. Vedete, da un lato, dal lato opposto è un palazzo normale, mentre da questo lato al nostro dalla nostra parte è un po', viene chiamato a buccia d'arancia, o anzi a buccia di mandarino, o palazzo curvo anche viene chiamato. Ed è un palazzo molto particolare perché anche la costruzione è stata molto complicata. Per riuscire a realizzare queste curvature è stato necessario operare in una maniera molto complicata, e i pezzi proprio singolarmente sono pezzi molto pesanti, che pesano anche 5 tonnellate l'uno, quindi è stato necessario anche adottare delle gru particolari per poi poterle montare. Vedete, mancano ancora 3 o 4 piani. Entro luglio la società costruttrice, che è la CMB, ha promesso di completare quantomeno le parti specchiate, e entro l'anno verrà poi coperta gli ultimi due piani con una vera e propria corona di acciaio. Quindi il palazzo è quasi completato. Calcolate che il valore complessivo della struttura è di circa 270-280 milioni di euro, quindi veramente un grande investimento da parte della società costruttrice, la CMB. In realtà poi verrà utilizzata dalla PVC, quindi verranno utilizzati come uffici. Ma questa torre, che sarà il completamento e a cui seguirà poi una quarta torre, andranno a completare un panorama e un'area che è stata completamente rivisitata e che ha portato i prezzi molto molto in alto di tutta l'area. Inutile dire che comprare qui intorno non solo è molto difficile, ma se, chiaramente parlo da investitore immobiliare, ma chiaramente i prezzi sono veramente saliti di oltre 1000 euro al metro negli ultimi 5 anni, quindi è veramente stata una crescita esponenziale, e queste costruzioni hanno influito tantissimo su questo fenomeno. Quindi qui abbiamo le torri, da questo lato abbiamo invece le residenze che vanno un po' a completare la zona ex fiera. E questo è solo uno degli ultimi interventi di riqualificazione su Milano che voglio mostrarvi. Questa è una delle zone strategiche dove comprare, ovviamente, su Milano, di cui vi voglio parlare anche i prossimi giorni. Quindi per oggi è tutto dalla vecchia fiera, zona City Life, Alberto Papa. Ricordatevi di seguire il canale YouTube, oltre che la pagina Facebook, anche il canale Instagram. Un saluto.